Nasce in Abruzzo la struttura regionale di Legambiente per l'agricoltura e la biodiversità, con un tavolo di partenariato economico e sociale che avrà il compito di redigere il piano strategico nazionale della PAC, la politica agricola comune post 2022, con l'obiettivo di incrociare obiettivi europei ed esigenze degli agricoltori nel solco di un futuro più sostenibile, come spiegato anche dal presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. È un circolo territoriale che entra nel vivo della discussione sul nostro programma che è Cambiamo l'agricoltura, un'agricoltura che deve tenere al centro la qualità della vita, il nostro futuro, la sostenibilità ma anche la sicurezza alimentare, con un partenariato socio-economico e realtà collegate alla gestione del territorio e che ha bisogno di rappresentanza sempre più forte su quelli che saranno poi gli indirizzi della nuova PAC post 2022, quindi una discussione che ci proietta verso questo piano nazionale strategico che ovviamente deve mettere per noi al centro tutte queste qualità che ci danno una sicurezza su un futuro che attui la vera transizione ecologica anche in agricoltura. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova struttura di Legambiente ha preso parte tra gli altri anche Carlo Triarico, presidente nazionale dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. L'agricoltura biodinamica è la prima forma di bioagricoltura, da cui è nata tutta l'agricoltura biologica quasi 100 anni fa e oggi è un punto di riferimento in senso agroecologico perché ha come modello base non soltanto non usare i pesticidi e i concimi chimici di sintesi, ma soprattutto creare un ciclo chiuso, cioè quel sistema socio-ambientale che oggi diventa una priorità. Anche l'Unione Europea ha stabilito che biodiversità, ridurre pesticidi e concimi è la strada. Ecco, la biodinamica riesce a ottenere ottimi risultati in campo, grande qualità alimentare e risanare anche società e ambiente. Abbiamo in Abruzzo delle eccellenze, la cantina sociale di Orsogna che è un punto di riferimento di eccellenza e potrebbe essere un modello, tra l'altro, di riferimento per tanti agricoltori, ma anche per tante organizzazioni cooperative che in quella direzione potrebbero trovare una buona remunerazione per il lavoro dei loro agricoltori, ma allo stesso tempo anche fare di un territorio un'eccellenza e un punto di riferimento nazionale. Cosa ci fa Anduccio seduto al tavolo di Legambiente per parlare di bioagricoltura e biodinamica? Ma insomma, io sono figlio di agricoltore, figlio di coltivatore diretto e quindi il mio posto vero di vocazione è più qui che sul palco. E in onore a mio padre, a tutto il lavoro che ha fatto nella campagna e per quello che ha significato per me la cultura dell'agricoltura. Mio padre non usava lieviti per far fermentare il vino, gli anticrittogamici, i fitofarmaci, i pesticidi, eppure veniva un vino buono. Mi hanno spiegato che c'era un ciclo biologico perfetto che purtroppo abbiamo perso negli ultimi anni e che potremmo riconquistare grazie all'agricoltura biodinamica. Un ritorno al passato, alla semplicità.